tre con Alex Braga. Braga, uno dei tre. No, la seconda gara. No, oggi è la seconda gara. Siamo con Alex Braga. Pensavo alle domande da fare a te, capito? Ho cercato in testa un frullatore. Allora, siamo con Alex Braga, finalmente, e, insomma, uno dei tre conduttori di 610, questa trasmissione appunto su Radio 2, grandissimo successo. Sappiamo che sei anche autore, conduttore sia radio che insomma radio TV. Come riesci a veramente far combaciare tutto? Fai tantissime cose. Non lo so, infatti sono molto magro ultimamente, ho un metabolismo piuttosto veloce. No, e io ho cominciato molto presto, ho cominciato a lavorare in TV a 19 anni, quindi poi se uno comincia molto presto riesce a accumulare tante cose pur lavorando poco, perché uno dei miei mantra è quello di lavorare il meno possibile, ed è per quello che lavoro con Lillo e Greg, perché con due come loro non si potrebbe fare altrimenti. Cioè, la tua giornata tipo, qual è? La mia giornata tipo, mi sveglio non troppo presto, accendo immediatamente il computer, accendo Twitter e controllo che cosa succede nel mondo attraverso Twitter mentre leggo il giornale, bevo del tè verde, ascolto la radio e poi comincio a scrivere, a ascoltare musica, a produrre dischi, a fare le mie cose finché arrivo qua in radio e facciamo 610 con tutto quello che ne consegue. In effetti è una giornata un po' piena, raccontata così mi viene stanchezza solo a pensarci, ma domani mattina ricomincia. E invece siete in tre, no? In conduzione, e come si trovano veramente gli equilibri fra tre persone? Guarda, trovare l'equilibrio in radio è molto difficile ed è da persone equilibrate. Essendo noi tre persone completamente squilibrate, per noi è semplicissimo perché ognuno viene qui in radio, accende il microfono, fa e dice esattamente quello che vuole, quello che pensa e andiamo meravigliosamente d'accordo, non c'è mai stato un singolo problema di equilibrio perché c'è solo squilibrio tra squilibrati. Com'è cambiata la radio con l'arrivo del social network per te come conduttore? Ma per noi come 610 l'arrivo dei social network ha cambiato moltissimo il nostro rapporto con il pubblico, perché adesso è molto più vivo, interattivo e ti fanno sentire molto parte di una community che grazie a tutto il lavoro che facciamo si sta ingrandendo sempre di più e siamo molto felici di questo. E il podcast è un altro strumento che su internet fa viaggiare la radio in maniera eccellente, perché permette di riascoltare sempre, dovunque e comunque tutto il contenuto, e anche su questo 610 si sta prendendo le sue belle soddisfazioni perché siamo sempre in testa alle classifiche di download del podcast. E per chi fa informazione invece, attualità, cosa che noi nello specifico, a parte gli scherzi e le battute, diciamo sempre che siamo un programma di approfondimento giornalistico, ma in realtà non è proprio così. I social network hanno cambiato tutto, perché adesso le notizie sono in tempo reale, quasi prima ancora che accadano. Cioè, che Fidel Castro fosse morto l'ha saputo prima Twitter di Fidel Castro stesso. Invece un consiglio che vorresti dare a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono veramente diventare dei conduttori o delle conduttrici radiofoniche oggi? Se avete qualcosa da dire non ci sarà nessunissimo problema, quindi continuate e a un certo punto arriverete da qualche parte. Se non avete niente da dire e lo fate perché pensate sia auspicabile, non è così, perché è un lavoro meraviglioso, ma è un lavoro e quindi va trattato come tale. Da Alex Braga e se qui ci fossero anche Lillo e Greg, potremmo dire anche da Lillo e Greg, in ogni caso da tutto lo staff di 610, un carissimo saluto a tutti. Radio rifacciamo tutto. A tutti i lettori e gli spettatori e gli ascoltatori di radiospeaker.it volevo dire che io sono Alex Braga di 610 e vi saluto tanto. E sti cazzi, direte voi, dov'è? Non è potuto venire qui oggi, ma sicuramente nel live che faremo il 3 aprile qui in via Asiago 10 ci sarà, dunque anche voi non mancate. Grazie mille.